Ciao a tutti e benvenuti nel 18° episodio di Storie di Vapore. Sono qui con Giada Taribelli, ciao Giada. Ciao. E Viola Sanguinetti, ciao Viola. Per giocare a Dungeons and Dragons. E oggi iniziamo subito con il riassunto. Olga e Ametista hanno salvato Lucio da Kraus, questo assassino arrivato dalla capitale. E poi si sono messe alla ricerca di Cecilia Maggiore, la vecchia elfa che stava insegnando la magia ad Ametista. Dopo aver scoperto che l'elfa è stata rapita da un poliziotto di nome Valentino Rauco, un poliziotto in disgrazia che ha combinato qualcosa ed è stato... Perché mi infilo sempre in questa frase? Non mi ricordo mai come si dice. Depromosso. Giusto. Le due si sono introdotte in casa del poliziotto grazie all'abilità con i lucchetti di Ametista e all'interno hanno trovato vari indizi. Un foglietto con una strana filastrocca, tracce di argilla rossa sul pavimento e una botola chiusa a chiave. E infine, su un comodino vicino al letto, un libro di fiabe che Ametista conosce bene, perché era il libro di fiabe che leggeva sempre il padre scomparso. Mentre le due gnome stanno per forzare la botola e scoprire cosa nasconde il poliziotto al di sotto se c'è Cecilia, Rauco torna a casa. Le due gnome riescono a sfuggirgli inizialmente, ma poi vengono raggiunte e quando Olga mostra il libro a Rauco, il poliziotto, senza esitare, le spara. E per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, ci siamo fermati qui, con un proiettile in volo verso le nostre due gnome. Non un bell'inizio. Esatto. Io sono Emilio Palmerini. Viola, dimmi. Non avevamo tirato su iniziativa, vero? Tranquilla, tranquilla. Io sono Emilio Palmerini, queste sono le nostre storie di vapore e mentre parte la sigla, tirate su iniziativa. Zan zan. Sì, mamma mia. Io ho fatto 19. Okay. Io ho fatto 23. Urca. Ce lo mangiamo okay. Valentino. Il problema è quanto fa lui per colpirmi. Esatto, io comunque un tiro per colpire, vediamo. Sono stato molto in dubbio in questa settimana di pausa. Cosa fare su questo colpo? Alla fine ho deciso di fare come per Kraus, cioè tiro veramente. Quindi vediamo la pistola che esplode e il suono che rimbomba per un attimo tra questo canale di nuvole della città e il resto dei palazzi. E il proiettile passa sopra la testa di Olga e si schianta contro uno delle inferriate di ferro dietro alle vostre spalle. E Olga, tocca a te. Okay. Vedi Rauco che inizia a tirare indietro il cane della pistola, pronto per sparare di nuovo. Urca! Cioè, ok, aiuto, non so cosa fare. Mi lancio contro di lui e provo a disarmarlo. Ok, abbiamo detto che per queste robe puoi usare il punto grinta anche quando non hai l'arma, quindi tenta di colpirlo e vediamo cosa succede. E vado su forza o su destrezza? Un attacco normale, quindi... Perché di solito uso destrezza con la pistola, però in corpo a corpo sarebbe forza. E allora, io la metterei sempre così, visto che tanto se avessi un pugnale sarebbe destrezza uguale. Guarda, o se avessi... con il tiro che ho fatto fughiamo ogni dubbio. Aspettate che... 10 nel migliore dei casi. Ok, quindi tu ti lanci verso Rauco sfruttando la tua bassa statura come sei abituata a fare e mentre ti tendi all'insù si sente la schiena che fa tututunk e rimani un attimo paralizzata e non riesci ad afferrargli la pistola mentre lui la alza. Ok, però vorrei comunque essere proprio appiccicata a lui. Per evitare che ti spari, va bene? Esatto. Mi piace. Ametista, tocca a te. Io ho presa da la furia il lancio dardo incantato. Ok, questo è interessante. Ok, ho fatto 2, 5, 9 più un danno da forza, 10. Ok, per un pelo. Tu carichi l'energia elettrica nel tuo corpo, la rilasci in fuori passando sopra ad Olga, lo colpisce, lo schianti contro il muro mentre muovi l'energia di lato. Lui perde fiato per un attimo e rimane a un punto vita. È sconvolto per l'impatto della magia contro il suo corpo, è una persona normalissima. Rauco non è nessun essere magico o cose strane. Si accascia al suolo, ti guarda e dice:
Fai parte anche tu della cabala dei sei. Getta via la pistola. E lascia cadere la pistola per terra e fa... Perché non avete detto subito che siete delle iniziate? Potevamo semplicemente parlare, vi serve il libro? Ci stavi attaccando. Dovevamo difenderci. È stato un errore? Non volevo... Poi vi guardo un po' sospettoso e gli faccio tirare su percezione. Qualcuno di voi mi faccia un tiro su... come si dice? Ingannare. Io. Sì, anche perché in tutto ciò Olga ha la faccia abbastanza... come si dice? Stunnata? Stunnata. Sconvolta. Nel senso che, cioè, lei è proprio tipo di che diavolo sta parlando e perché Ametista gli risponde. E quindi probabilmente è stata ingannata anche Olga da Ametista. 17. Ok, quindi ti guarda e dice... Cos'è che gli avevi chiesto, scusami? Mi sono perso nei pensieri. Cosa stava succedendo? No, niente, è che lui è poco convinto. Ok. Io gli ho detto solo di gettare via la pistola e che ci stava attaccando, quindi noi ci stavamo difendendo. Lui ti guarda alzando le mani e fa... Metto la pistola nella fondina, non vorrei che qualcuno passasse. E allunga una mano lentamente verso l'arma. Fermati, lanciala alla mia collega. E lui la passa subito a Olga. La prendo. Direi che allora possiamo andare a parlare in privato. In privato, sì, in privato. Certamente, prima che qualcuno si avvicini per lo sparo. Torniamo a casa mia? Volete trovarci in un altro luogo? Casa tua? Va bene, va bene. E si risistema un attimo la giacca, acciaccato per l'impatto che probabilmente gli ha incrinato qualche costola, inizia a camminare verso l'uscita del vicolo, verso casa sua. Ametista, che diavolo sta succedendo? Non lo so, però probabilmente pensa che siamo dalla sua parte, è meglio approfittarne per indagare un po'. Ma cos'è questa cosa dei sei? Allora... C'era scritto sei da qualche parte, mi ricordo, aspetta, guarda. E avevo trovato un foglietto, vero? Sì. C'era scritto. Aspetta, eh. Leggi tu che io non sono capace, aspetta. Perché non ci vedo molto bene. Perché non hai gli appunti, Giada. No, ce l'ho! Sto interpretando. Okay, allora, okay. Se siamo sei, insieme facciamo nove. Tre volte entriamo, ma solo due partiamo. Che cosa siamo? Sì, dobbiamo stare attente, ma ho visto che il colpo non l'ha retto bene, quindi mal che vada lo stordiamo in qualche modo con un altro colpo, se vediamo che ci scopre. E se ci sono gli altri cinque? Sono cabala di sei, però se lui pensa che noi siamo due, io non ci sto capendo niente. Ma seguiamolo, fidati, è meglio, è l'unica occasione che abbiamo per tirargli fuori qualcosa. Ok. Ok, lo seguite? Sì. Vedete che ci sono un paio di sguardi curiosi di qualcuno della via che titubante si sta avvicinando per capire quale fosse lo sparo e vedete lui che si gira facendo rimbalzare la luce del sole del mattino contro lo stemma della polizia di Ultima che si è attaccato al petto per allontanare i curiosi e subito gli altri elfi ricominciano a fare le cose. Si vede uno degli elfi a cui il bambino stava pulendo le scarpe che mette via anche lui la pistola e continua ad avviarsi per la sua strada, probabilmente stava decidendo di intervenire. Vi conduce alla sua porta, riapre con le chiavi e vi porta all'interno. Nel salotto che avete già visto vi fa accomodare su una delle poltrone. Immagino che voi siate più avanti di me lei, nella cabala. Lei è più avanti, io sono la sua apprendista. Volevamo metterti alla prova. Spero di averla superata, non me l'aspettavo, pensavo foste semplicemente dei ladri. Ma ho tenuto veramente con cura il libro, finora non l'aveva visto nessuno. Sì, abbiamo visto che insomma era in una posizione in realtà non molto nascosta, poi stavamo cercando di vedere se c'erano invece altre cose che tenevi con maggior cura, perché chiunque avrebbe potuto trovare il libro. Oh, di solito lo tengo
sotto la mia camera, nella botola, e però non so quanto posso parlarne. E vabbè, devo fare altre cose per la cabala e l'ho spostato fuori. Lo so, so bene cosa dovevi fare per la cabala. Valentino, forse in effetti non puoi saperlo quanto noi siamo importanti. Volete qualcosa da bere? Sì, magari ti... Olga, puoi seguirlo, che tu sai cosa mi piace da bere, che così ti fai un attimo aiutare. Certo. Certo. E ti accompagno in cucina, tira fuori un paio di liquori. Preferite qualcosa di più forte o forse anche un tè da qualche parte? Ecco, sì, io pensavo ad un tè per quanto riguarda me, per quanto riguarda Ametista, probabilmente quel liquore dovrebbe andare bene, sì. Quello per, lì, per la grappa al miele, di quello lì. Sì. Okay. E prende questa teiera di metallo, di latta, tutta ammaccata, apre dentro e si vede un ragnetto che scappa fuori, ci soffia per togliere la polvere, poi la mette sotto l'acqua nel rubinetto, e poi sopra a uno dei fornelli prende un po' di legnetti da vicino e accende pian piano il fuoco per... Allora, giovanotto, da quanto tempo sei nella cabala? Un anno circa. Da quando ho trovato il libro a un mercatino. E voi come avete fatto ad entrare? Ma in realtà io, conoscendo Ametista, sono sempre stata appassionata di criptorei, magia, eccetera, e volevo capire meglio queste cose. Ho visto che cosa sapeva fare Ametista. Insomma, spieghiamo bene come è andata. Io ho capito che Olga poteva essere una personalità importante per la cabala, quindi le ho mostrato un po' di segreti, ovviamente, se no non le avrei mai permesso di scoprire certe cose. Quindi potreste mostrarle anche a me. Cioè, so che non abbiamo iniziato col piede giusto, ma... Sì, sono qua per un motivo. E credo... Mi fa morire, perché tanto Ametista sta parlando dal salotto, tipo seduta, esatto, sulla poltrona, senza degnarsi di avvicinarsi. È fantastico, è così pitagorica questa cosa. Mentre lui, girato di spalle, senza osare guardarla, sta accendendo, esatto, il fuoco a mano con un fiammifero. Insomma, come ti dicevo, siamo venute per osservare un po' i tuoi progressi, per capire se avevi portato a termine il compito che ti era stato affidato. Sì, e no, nel dire questo, faccio magia tempestosa. Ok. Per volare in aria ed avvicinarmi a lui. Urca, ok. Quindi si sente... Ribalta anche gli occhi, tipo, già che ci sei, e aumenta la performance. Però quello non fa parte della magia, è proprio... No, lo fa lei. Ametista che ci prova. Allora, giusto per... Cioè, l'effetto su di lui sarà devastante in ogni caso, però fammi un tiro su intrattenere, giusto per capire quanto colpisce anche... Top, perché ho fatto 15 più 3, 18. Ok, quindi si sente questo... Le finestre che si aprono di colpo, anche se non chiuse, sbattono contro la parete, il vento che entra dentro e ti solleva, piccoli fulmini di elettricità che partono dal tuo corpo verso i muri, come... Sembra quasi una scena con il personaggio degli X-Men, come si chiama, la Fenice, no? Quando risveglia i suoi poteri, diventa subito buio e lui, spaventato, si gira e cade in ginocchio davanti a questo avatar della tempesta che avanza nella sua cucina. Ed è completamente interdetto, non sa cosa dire. Quando tu ti posi, finisce l'incantesimo e ti posi davanti a lui, dice: io in quest'anno non sono avanzato quanto volevo. Pensavo che questa fosse l'ultima opportunità, invece mostrate questi segreti a me. Non posso crederci.
mentre parla, mi avvicino ancora di più, lo supero e prendo il bicchiere con il liquore proprio da gradassa. Bevo il mio bicchierino con il liquore mentre l'acqua per il tè ancora si sta scaldando. Parliamoci chiaro. Hai trovato l'elfa? Ho trovato l'elfa. E l'ho già consegnata in uno dei ripostigli fuori dalla città. Sei sicuro di averlo consegnato nel posto giusto? Perché abbiamo ultimamente avuto dei problemi. Degli infiltrati. Sì, no, sono sicuro. Posso farvi vedere la mappa che mi hanno dato. E vedi che ti guardo un attimo come di sottecchi per avere il permesso di alzarsi. E poi quando ti vede annuire si alza in piedi. Vado a prenderlo subito. Olga, guarda il tè per favore. E esce fuori dalla stanza il più in fretta possibile. Io continuo a bere il liquore mentre guardo Olga, esatto, tipo, per sciogliermi dalle espressioni che sto facendo, per avere un momento di che cosa sto facendo. Se mi fa morire che come il gesto che stai facendo per gli ascoltatori a casa, che agita le mani davanti al volto con gli occhi spalancati, c'è Olga che la guarda tipo che cazzo sta succedendo. Sì, no, mi immagino questo scambio di sguardi, ma nessuna delle due osa dire niente, no, per paura di farsi sentire, quindi scambi di sguardi e poi torno a guardare l'acqua del tè. E a quel punto torna, si sente la botola che si richiude in camera, e l'elfo di mezza età arriva con un po' di fiatone per le scale che ha fatto di corsa e apre questa mappa e vi mostra, ed è una mappa della città di Ultima vista dall'alto, con un paio di luoghi significativi disegnati invece di fronte, e c'è un cerchio in un posto nei campi a sud della città, verso oltre il porto. Ok, io lo memorizzo, okay, in realtà, e con un gesto della mano gli dico sì, era quello il posto, ma hai incontrato qualcuno? No, mi hanno solo detto di lasciarlo lì. Sono di bassissimo livello, prima di oggi non, nessuno mi aveva neanche degnato di mostrare la vera magia. Wow! Ci hanno detto che anche alcuni... anche alcune persone potessero usarla, non soltanto i criptori, ma non volevo crederci. Quindi a livelli più alti potrò impararla anch'io finalmente, sarò finalmente utile alla cabala. Sì, può essere, adesso continua però a lavorare con umiltà e con dedizione, ma mi raccomando, stai attento, perché come ti dicevo... Abbiamo avuto dei problemi con degli infiltrati, infatti vorrei essere sicura. Chi ti ha dato l'ordine di preciso? Non dovrei saperlo, ma ho controllato un pochino. È arrivato dal tempio di Ba. È l'unica cosa che so. Al che c'è un grande sospiro da parte di Olga. Io gli do una pacca sulla spalla e lui mi sa che è un po' spaventato da questo gesto che faccio, però cerco di rassicurarlo e di Valentino, è per questo che siamo venute qua oggi. Sapevamo che eri curioso abbastanza da indagare senza essere sfrontato, quindi hai fatto un buon lavoro. Andremo a controllare se la persona che ti ha dato l'ordine effettivamente fa parte della cabala oppure no. Sì, no, non parlerò a nessuno della vostra presenza qui. Posso chiedere solo due cose? O saggia, ametista? Che ridere questa cosa. Delirio di onnipotenza adesso. Esatto. Mentre lui dice questo, io intimorita dal fatto che interroghi anche me inizio a bere il tè rumorosamente. Cioè, vedremo se è terribile il tè, Olga. Cioè, proprio che schifo. E do un'occhiataccia ad Olga.
Vedremo se possiamo rispondere, capirai. Però chiedi, ti è possibile chiedere. Posso riavere il libro? Io guardo Olga, le faccio cenno di restituirglielo. Glielo allungo. E lui lo afferra e lo stringe al petto. E dico, magari torneremo a ricontrollare la situazione, ma continua a studiare. E la mia seconda domanda è, mi aiuterete a progredire più rapidamente? Non con favori particolari, solamente insegnandomi? Può essere, dovrai aspettare nostre notizie. Potremmo comparire. Vedete che ha gli occhi un po' lucidi e si schiarisce la gola e fa... Se dovete andare, lo capisco. Vi ho trattenuto anche troppo, scusate per la mia ignoranza. Hai cercato di difendere comunque bene il tuo libro, quindi... È stata una prova in parte superata, Valentino. Ora però io e la mia collega, sì, abbiamo da fare le nostre ricerche. Olga, voglio dare anche a te ovviamente la possibilità di chiedere qualcosa a Valentino se ti viene in mente. Ma so che ho già chiesto quello che insomma era essenziale, ma voglio darvi la possibilità a tutti voi di crescere, di... Io ho preso appunti mentalmente su come bisogna gestire la situazione. E c'è un flash nella mente di Olga, questo deserto dove passa uno di quelle piante rampicanti e un coyote ulula. Va bene, grazie Valentino, allora grazie, forse ci rivedremo presto. Spero volentieri e vi lascio uscire, se volete. Grazie per il tè, buono. Sì, io mi incammino. Mentre Olga stai uscendo, aggiunge... Ah, mi rassicura vedere qualcuno di più anziano di me nella cabala. Non si è mai troppo anziani per imparare cose nuove. E con questa frase uscite dalla casa di Valentino Rauco. Mi piacerebbe fare un taglio, se non volete rimanere qui in zona. Okay. No, ci mettiamo il più velocemente possibile. E quindi ricominciamo mentre vi muovete in tram. Mi dite voi qual è la direzione, ci sono tram che vanno un po' ovunque, quindi... Il nostro hotel. Ok. No, aspetta. Tu hai memorizzato dove dobbiamo andare, andare? È a sud della città. Quindi andiamo in quella direzione. Sì. Ok. Adesso se volete parlare mentre viaggiamo in tram si può fare, ma qualcuno deve tirarmi due dadi 4 per... Anzi no, potete tirarne una testa. Okay. Esatto, per l'incontro casuale in tram. Io ho fatto 2. Io ho fatto 1. Ok. Ok. No. Okay. Quindi vediamo che la luce del mattino inizia ad inondare le strade, che in questa zona sembrano un po' Parigi. Nel 1800, con questi tetti blu, le pareti bianche ogni tanto annerite dal fumo, e questo vecchio tram che ha davanti proprio una locomotiva con tanto di carbone sfreccia per le strade cittadine incurante, delle carrozze che si spostano da davanti, della gente che si toglie dalla sua strada, e voi siete seduti all'interno. È abbastanza affollato, ci sono alcuni posti seduti, alcuni in piedi. La maggior parte sono elfi ed elfe che si stanno muovendo fuori dal quartiere, ma man mano che vi dirigete verso sud e verso la zona del porto c'è un ricambio nelle persone che salgono e scendono, i gnomi iniziano ad entrare. C'è anche qualche umano nella folla che vedete per un attimo e poi scende subito dopo. In una delle fermate vicine alla vostra, un gruppo di gnomi, di operai che stanno andando verso probabilmente l'esterno in una delle fabbriche fuori dalla città, sale e si siede davanti attorno a voi, già con le divise, queste salopette, con gli strumenti che gli servono per il lavoro addosso. E nel frattempo voi potete chiacchierare di quello che volete. Allora, hai capito qualcosa di tutta questa storia? S-
Sì, credo che ci sia un gruppo di studiosi, non mi sembra che, da quello che diceva Valentino, appunto, almeno le persone con cui ha avuto a che fare lui non hanno mai mostrato poteri, ma non so cosa potremmo incontrare. Sembrava voler apprendere la magia. Certo. Non capisco perché, forse per quello hanno rapito Cecilia. Tu lo conoscevi quel libro, però? Sì, era un libro di fiabe, erano solo storie. Me le leggeva mio papà. Quindi tu conoscevi quel libro e hai sviluppato dei poteri. Sei sicura che fossero solo storie? Io ti guardo, uno sguardo interrogativo. Io i poteri pensavo fosse stata la Rosa a darmeli. Ah sì? Sì. Quindi non li avevi prima di allora? No. E perché a me non li ha dati la Rosa? Anch'io voglio i poteri. Lo so, effettivamente quando sono andata da Cecilia, sì, lei mi ha aiutata, ma non so se doveva esserci qualcosa già in me da sviluppare. Dal punto di vista teorico non è che ne sappia molto, forse nemmeno da quello pratico, però forse questa Cecilia saprà aiutarci a dare delle risposte anche su questo. Spero di trovarla, Olga. Mi dispiacerebbe se... E se il master sospiro. Non ce la facesse trovare anche a me, mi dispiacerebbe molto, sì sì. Ehi! Si sente da fuori dal tram mentre sferraglia. Mentre voi state parlando, si sente ridacchiare dal gruppo di operai gnomi accanto e vedi che tipo si sgomentano un attimo a vicenda e uno con i capelli biondi, un po' più giovane del gruppo, fa... e ti guarda, ametista... Poi si allunga verso di te dall'altra parte del sedile e con un biglietto in mano. Io lo guardo diffidente, prendo il biglietto. Ok, lui arrossisce un attimo, poi tutti gli altri iniziano a ridere e iniziano ad alzarsi per scendere alla fermata dopo. Apro il biglietto. Apri il biglietto e dentro c'è scritto tipo sei bellissima, se vuoi incontrarmi, e c'è un indirizzo. Io mi metto a ridere e lo passo a Tolga. Questi giovani non sanno neanche più corteggiare. Ma sapessero cosa so fare, avvorticare in aria. Mi metto a ridere. Ho bisogno un po' di scaricare la tensione, perché in realtà ad Olga non lo dico, ma sono più preoccupata non solo per Cecilia adesso, ma anche per l'esistenza stessa di questa cabala e la connessione con il libro. Quindi faccio proprio, cioè mi libero in una risata esagerata, che in realtà non fa ridere questa cosa, però io ho bisogno proprio di mettermi a... Mentre la risata si sente che esce dal tram, vediamo Olga che lancia fuori dalla finestra il bigliettino, e mentre il bigliettino vola verso la telecamera diventando sempre più grande, fa da transizione, e quando scompare dalla telecamera siete già fuori da Ultima, in mezzo a questi campi di grano con tante farfalle e pesciolini che volano dentro tra una spiga e l'altra, con un po' di vento e le nuvole sia sopra di voi che tra i campi che si muovono, e vedete che sotto di voi la terra è di un colore rossastro, dei campi arati, dei campi coltivati. Torniamo indietro nel tempo, alla mattina in cui il padre di Ametista è scomparso. Mentre Viola fa segno di no con la testa, io voglio sapere come Ametista si è accorta che il padre non c'era più, o quando se n'è accorta. Non me ne sono accorta la sera stessa, perché lui capitava che andasse via per lavoro magari un paio di giorni,
Però al terzo giorno, quarto giorno che non tornava, mi sono preoccupata finché a un certo punto non è arrivato Zocco, lo gnomo amico di mio padre, a portarmi via di casa. E io ho un'idea su questa scena, quindi adesso questa la giochiamo. Voglio sapere quanti anni aveva Ametista. Io non so fare il paragone, no, in termini gnomeschi. Solo per il pubblico, cioè nel senso che fase della sua vita era quando si è accorta che era stata abbandonata dal padre o che il padre era scomparso. 9-10 anni. Ok, quindi senti bussare alla porta e ovviamente corri ad aprire pensando che finalmente ormai siamo al terzo giorno che è scomparso, ti aspetti che sia tuo padre che è tornato per qualche motivo. Ma quando apri la porta vedi un elfo, un mezzelfo scusami, dalla bocca sottile e con una valigetta che ti guarda e dice: piccola, posso entrare? C'è tuo padre in casa? No, non c'è in questo momento. Non c'è in questo momento. E tu lo sai che tuo padre è in ritardo per il pagamento delle tasse? Io non so quando sono le tasse, e fingo, perché in realtà lo so, sono una bambina gnoma intelligente. Ok. Tira su ingannare. Con vantaggio, perché sei una bambina, non credo che se lo aspetti. Aspetta, aiuto, non so perché ho messo via i dati. Ho fatto 12 più 5, vabbè, ho fatto 12, non mettiamo il più 5 perché... Vabbè, ci sta, usalo, okay, va bene. 17. 17, ok. E lui ti guarda e ti passa una mano tra i capelli e ti dice: non ti preoccupare bambina, entro io, prendo i soldi che servono e poi me ne vado. E inizia a spostarti e a spiegarti: le tasse sono le cose che gli adulti pagano, perché inizia a tentare di entrare in casa. Non può entrare in casa mia. Lui entra dentro spostandoti di lato, essendo comunque più forte, ed è in quel momento che arriva Zocco. Non so se avevi un'idea sulla voce, anche perché non penso di riuscire a fare l'idea che mi diresti per la voce. È profonda comunque. Okay. Ed è un po' il nonno di Heidi, cioè che sa essere anche molto ferma. Okay. Che è il grande paragone, il nonno di Heidi. Adesso me lo immagino barbuto e con sempre in mano un coltello per intagliare, fondamentalmente. E si sente la voce che dice: ehi, la bambina ha detto di no. E quando l'elfo si gira vede questo gnomo, che a sto punto ha questa barba da nonno di Heidi, e gli dice: comunque io i soldi, apre un borsellino e gli dà più soldi di quanto dovrebbe. Il mezzelfo le prende e fa: molto bene, molto bene. E spostandosi di lato, un po' imbarazzato per essere stato scoperto mentre stava tentando di entrare così, se ne va. E Zocco ti guarda e ti dice: erano i suoi soldi, tra l'altro. E qui finiamo questa scena. Se volete evitare anche voi problemi con successione e tasse, rivolgetevi al nostro sponsor Studio Check-in. Didier Check-in è un commercialista e se avete bisogno dei suoi servizi potete andare sul suo sito www.studiocheckin.com o chiamarlo al numero 329-542-8118. Lo ripeto, 329-542-8118. Tra l'altro, se state ascoltando questo episodio tra maggio e settembre, saprete bene che sta arrivando il momento della dichiarazione dei redditi. È un'ottima occasione per chiamare Studio Check-in. Quindi vi ripeto il sito e il numero di telefono prima di lasciarvi al resto dell'episodio. Il sito è www.studiocheckin.com e il numero di telefono è 329-5428-118. E adesso torniamo alle nostre storie di vapore. Yeah.
l'ametista, dov'è che era esattamente, il, come ha detto che si chiama? Il ripostiglio. Il ripostiglio. Sì, da questa parte. Tira su sopravvivenza. Da questa parte, indicando due direzioni insieme. Esatto. Tanto vi faccio arrivare, non è che dico girate per ore e ore, è solo per vedere quanto tempo ci mettete. 9. E se lei sarà 9. Ancora vivo o meno. Dopo un paio d'ore che girate tra i campi, arrivate proprio sul ciglio dell'isola. E mi piacerebbe sapere dai vostri personaggi, visto il tiro che hai fatto, qual è la vostra relazione col ciglio. Perché per il nostro mondo, cioè, ci sono molte persone che hanno paura dell'altezza nel nostro mondo, no? E che comunque in generale a chiunque, quando sei su un precipizio, devi camminare su un ponte tibetano, ti dà quella sensazione di vertigine. Qui è amplificato perché c'è tutto il mistero di cosa ci sia al di sotto. Cioè, voi mentre camminate sui campi, girate un angolo e vedete che dall'altra parte non c'è niente. C'è un muretto a secco che ogni tanto si alza in queste arcate che un tempo erano riempite di vetrate, non si, nessuno sa di quale costruzione o quale forma culturale precedente, e al di là di queste vetrate vedete un mare di nuvole. Rosa e azzurre che si estende a perdita d'occhio. Quindi voglio sapere se i vostri personaggi, forse ne avevano già parlato, se... infatti vorrei ricordare cosa ho detto in quell'occasione. Ma mi sta bene anche in questo momento. Sì, 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 ma mi sta bene anche perché il pozzo era completamente diversa come situazione, no? E lì c'era quasi un influsso malvagio e pesante per la psiche, se vi ricordate, sotto la miniera. Quindi voglio sapere in questo momento i vostri personaggi. Può essere anche una cosa tipica di questo mondo, no? Che è un po' che a volte ti spaventa tantissimo, a volte invece innalza lo spirito. Quindi voglio sapere, Olga e Ametista, cosa provano mentre camminano su questa stradina rossa accanto ai campi di grano e al mare di nuvole di Kumo. Secondo me è tutto talmente bello che in realtà Olga si sente abbastanza gasata da questa cosa, e poi è gasata un po' da tutto quanto in generale, cioè, quindi in questo momento non è qualcosa che la spaventa, ma è qualcosa che anzi le dà una botta di adrenalina. Ok. E anche io in realtà man mano che mi sollevo verso l'alto sento quasi anche una connessione un po' con il cielo, con il vento, con proprio con l'altezza, e mi sembra sempre di più di essere quasi in volo, cioè di avvicinarmi a quella sensazione, quindi sono, diciamo che sono un po' rassicurata dall'ambiente che mi aiuta invece rispetto alle mie preoccupazioni. Che anche affine un po' la tua magia, no? Legata all'aria, alla tempesta. E man mano che avanzate la marea sale un pochino e le nuvole iniziano a coprire anche il terreno, quindi avete questa sensazione di essere sospesi in un mare di soffice cotone rosa e con il muretto a secco al vostro fianco. E dopo un paio di ore di camminata, quando iniziate a sentire il sole che batte sopra la testa e il calore del movimento, vedete una piccola capanna. Proprio una specie appunto di quasi di ripostiglio che è costruita proprio sul ciglio, con un molo che si estende dentro nel mare di nuvole e un paio di canne da pesca attaccate al bordo per prendere alcuni dei pesciolini volanti. Guardandovi attorno è difficile vedere bene perché comunque voi siete molto basse e le nuvole vi stanno proprio sommergendo ormai, però riuscite a vedere la sagoma della capanna e non sembra esserci nessuno per il momento. Io preparo la pistola in mano. Ok. Già caricata. E in quel momento ti rendi conto che non hai dato la pistola a Rauco, quindi puoi segnare una pistola della polizia di Ultima che ha al tamburo 6 colpi. Quindi spari 6 volte prima di ricaricare, mentre mi sembra che la tua fosse meno. Beh, allora uso quella. Nel senso... Però ha 5 colpi perché uno l'ha sparato Rauco. Ok, io mentre vedo Olga che prende la pistola, le dico... Secondo te cosa dovremmo fare adesso? È un po'... È come se volessi anche rilasciarle il comando, non so come dire, no? Adesso che passiamo all'azione, comunque vorrei un po' affidarmi al suo senso, cioè non voglio essere troppo impulsiva.
E infatti Olga apprezza questa cosa e ti guarda con uno sguardo di intesa e ti dice: beh, dobbiamo agire un po' come avevamo fatto a casa di Lucio. Dobbiamo essere caute, controllare bene il perimetro, assicurarci che non ci siano persone armate e poi, una volta che abbiamo la situazione sotto controllo, fare irruzione. Sì, sì, hai ragione. Ok. Allora, visto che voi avete una lista di step che volete seguire, io la farei come prova di caratteristica. Quindi se avete 3 successi prima di 2 fallimenti, riuscite ad avvicinarvi al ripostiglio con tutto quello che avete detto, controllando il perimetro in silenzio. Potete dirmi voi come fate queste cose? Ovviamente ci sono delle abilità più scontate, però se vi viene in mente qualche uso creativo delle vostre abilità va benissimo. Ma sono prove, diciamo, di coppia, visto che alla fine tutte queste cose le faremo insieme? No, mi piacerebbe che vi divideste. Okay. Quindi se tutto va bene avete un tiro a testa e poi qualcuno deve fare un tiro in più. Se avete dei fallimenti in mezzo vedremo cosa succede. Io lavoro proprio come ero abituata a lavorare, quindi quando facevo l'investigatrice, quindi vado di furtività. Ok. Quindi vai. Un tiro adesso faccio giusto e basta. Sì. Ok, 11 più 5. Ok, senza problemi, aiutati dalla nebbia, riesci a distinguere bene il percorso stando attenta dove appoggi i piedi e l'argilla rossa vi dà una mano nell'attutire i vostri passi arrivati vicino alla capanna senza problemi. Io controllo mentre la seguo e cerco di imitarne la furtività, controllo se ci sono tracce fresche di altre persone che possono essere state lì nelle ultime ore. Ok, sopravvivenza, vuoi fare? Porca vacca, è un'idea bellissima! Perché, dado, perché? Ho fatto 5 di dado, più 6 di bonus, sono 11. Vabbè, non è male, tutto sommato, ed è abbastanza facile visto il terreno, quindi 11 direi che è il secondo successo per questa volta. Ti rendi conto che ci sono varie impronte. Con 11 non riesci a capire quante persone, ma sembrano essere, dall'ampiezza dei passi, elfi. Di sicuro non sono gnomi. Sembrano essere anche abbastanza corpulenti, cioè le impronte sono belle profonde, non sono, sono stivaloni, non era qualcuno che era lì a passeggiare. Okay. E decidete l'ultimo tiro se tutto va bene. Ci sono delle finestre, immagino. Sì, sì, quando ci sono le prove di abilità potete aggiungere quello che volete al mondo per creare una prova che sia utile per andare nella direzione in cui volete, quindi se volete che ci siano finestre per va benissimo. Beh, io prima di entrare controllerei dalla finestra. Allora. Sì, e magari una finestra anche mezza aperta. Ok. Questo visto che possiamo modificare. No, va bene, va bene. Abbiamo anche okay. I punti storia sempre. Sì, no, sì, però... no, ma ancora dentro, sì, sì. Buoni. Ok, vai tu o vado io su percezione per controllare? Vai tu. 2 9 Ok, questo è il primo fallimento. Quindi Olga, tu ti metti lì per guardare la finestra e ti accorgi solo in quel momento che è aperta e i cardini hanno sicuramente qualcosa che non va perché si aprono anche verso l'interno, quindi senti nic e tu finisci con la testa dentro nella capanna, ti guardi un attimo attorno e fortunatamente non c'è nessuno, però non noti neanche qualcosa di strano mentre ti spingi all'improvviso all'indietro per evitare di essere uccisa nel caso ci fosse qualcuno. Quindi è un fallimento, 2 successi, manca un altro tiro che farei fare a Viola. Sì, vabbè, a questo punto sì. Sì, a questo punto io entro per fare un po' la galletta, entro dalla finestra. Ok. No. Su cosa stai tirando però? Vabbè, qualsiasi cosa sto tirando ho fatto 2. Atletica, tipo, no? O acrobazia. Se, allora, se faccio atletica 2-2, 0. Acrobazia 5. Ok. Quindi tenti di volteggiare sopra la finestra, inciampi e cadi dall'altra parte sbattendo pesantemente sul suolo e senti che le assi di legno che formano il pavimento risuonano vuote. E quella è l'informazione positiva. Quindi c'è qualcosa al di sotto del ripostiglio.
Però mentre sei con la testa appoggiata contro il pavimento, senti anche... Avete sentito? Cos'era quello? Io prendo subito e riesco, okay. Cerco di riuscire facendo cenno ad Olga di scappare. Corri verso la porta perché hai visto la malparata con la finestra, tenti di spingere ed è chiusa a chiave. Mentre fai cenno a Olga di scappare. Olga, tu vedi che lei va verso la porta e la muove, è chiusa e si iniziano a sentire spassi da sotto che risalgono verso... Mi sento... non credo che sia umanamente possibile, ma, sì, per fini drammatici va bene così. Ah, ok. Vabbè, io spaventata provo a fare l'ultimo incantesimo che Cecilia mi stava insegnando. Ok, provo a lanciare invisibilità. Nice. Quindi dimmi tu, no, devi dirmi tu in realtà. No, io farei soltanto, l'incantesimo funziona, mi va bene che lo stai narrando anche in modo adatto al tuo personaggio, ma fammi il tiro sul caos. Esatto. Okay. Quindi, cos'era il dado? Dado 20, e mi sembra che fossimo arrivati a, non mi ricordo, il dardo incantato era un incantesimo o un trucchetto, non mi ricordo mai. Ok, quindi considero 2 già come livello, visto che la scorsa volta non l'abbiamo lanciato. 19. Ok, senza problemi, quindi dimmi tu cosa succede quando diventi invisibile. Divento invisibile e io in realtà non riesco a capire se sono diventata invisibile. Mi guardo le mani per cercare di capirlo, però poi mi rendo conto che non è così che funziona. E quindi semplicemente sto allerta per mm-hmm. vedere se sento i passi arrivare, ma mi metto al lato della capanna, ok, se possibile, per avvicinarmi alla finestra. Okay, quindi... sperando in tutto questo che Olga sia scappata, come le ho detto. Intanto Olga era lì che ha visto te che facevi cenno di scappare, ma poi sei andata verso la porta e sei rimasta bloccata, quindi lei ha tipo puntato la pistola aspettando che arrivasse qualcuno e adesso ha guardato ancora verso di te per vedere dove fossi, ha visto che sei sparita nel nulla e ha fatto tipo che cosa e quindi si abbassa perché cioè ormai non penso faccia in tempo a correre, ci andrebbe ancora più nell'occhio, quindi si abbassa sotto la finestra. Fortunatamente furtività era la prova che avete superato con il più alto tiro, quindi vedete la botola che non avete visto che esplode di colpo verso l'alto e un elfo muscoloso e pelato che sbuca fuori, si guarda un attimo attorno e tira su percezione con svantaggio per vedere. Ok, si guarda un attimo attorno e poi esce fuori cauto, fa vieni su a quello che c'è di sotto, e un altro elfo simile che potrebbero tranquillamente essere gemelli inizia ad emergere con una balestra in mano puntandola attorno e il primo sgherro, scagnozzo, comunque bruto, si inizia a muovere per la stanza guardando attorno e spostando con la mazza le cose, la sedia accanto alla finestra, poi va a controllare la porta ed è ancora chiusa, poi si gira di scatto con questa mazza in mano e ti passa davanti alla faccia e poi si gira verso l'altra e fa non c'è nessuno, doveva essere un animale, richiude la finestra, gira 2 volte la maniglia per sigillarla e poi incomincia a scendere giù e l'altro fa sempre perdiamo tempo per niente, iniziano a scendere al piano di sotto chiudendosi la botola alle spalle. Io aspetto quel minuto buono prima di respirare, perché ho troppa ansia. Poi sempre piano piano, comunque non voglio fare assolutamente rumore, vado verso la finestra, perché voglio uscire. E mentre vai verso la finestra la botola si apre di nuovo e uno dei due elfi mette fuori la testa, si guarda attorno e poi fa no, non c'è nessuno, non si è mosso nessuno, chiude e riscende di sotto. Ha fatto pochissimo su percezione, ha fatto che veramente angoscia, poco. Dall'angoscia ho fatto pure cadere il dado 20. Aspettate, vado a prenderlo. Intanto Olga è lì accucciata. Ho fatto un 12, non so se serve. Se serve. Poi servirà. Intanto Olga è lì accucciata che
cioè tutta questa situazione le ricorda i vecchi tempi con la divisa di Axia, e è lì che aspetta che qualcuno si faccia vivo. Io provo ad aprire la finestra cercando di non far rumore, di scivolare fuori. Ok, fammi un tiro su acrobazia, visto che avete deciso voi che questa finestra aveva un'acrobazia per superarla. Me la immagino che se uno fa 20 in acrobazia la salta tipo olio cuore, capito? Sì, la salta neanche per questo, col Fosbury di lato, senza neanche... Allora, raga, scusate l'imprecazione, ma io ho fatto 5 di nuovo. Okay. Cioè proprio questa finestra è un modello che non conosco, cioè non ho mai visto finestre. Non ho mai visto così. Finestre. Oh mio era Dio, si batte contro. No, però imprecazione. Esatto, questa la taglieremo. Ha senso perché è una capanna per elfi, comunque sono una gnoma. Sì, sì. La finestra è alta. Prendi un punto di danno mentre sbatti il polpaccio contro la finestra tentando di uscire, però non facciamo più tornare i due, pensano ancora che ci sia un procione che non hanno visto al piano di sopra per il momento. Io penso che la scena che vede Olga è la finestra che si apre da sola. La finestra si apre da sola e poi si sente porca. Esatto. E sento padabom perché cado e giù. E poi si crea la faccia di ametista impressa nell'argilla accanto al piede di Olga. Ovviamente Olga non ha neanche idea che le persone possano diventare invisibili, quindi cioè è tipo che ok, mi allontano velocemente. Per il colpo divento visibile, ho preso danno. Quindi tipo d'improvviso... E subito guardo a destra e vedo Olga. Che sta scivolando via sul sedere. È questo il modo di apparire. Stavano per scoprirmi, ho provato questa nuova magia. Te ne stavo parlando anche, ti ricordi, qualche ora fa? Ah sì? Sì, forse poi c'è stato... Insomma, tu li hai visti? No, sono rimasta sotto, ovviamente. Non potevo alzarmi. Sono degli elfi, anche abbastanza grossi. Sempre gli elfi a rompere le palle. C'è una botola che va giù, arrivavano da giù. Ok. E però allora non... dobbiamo per forza andare giù. Però se andiamo giù ci scoprono sicuramente. Andiamo giù già armate, ovviamente. Andiamo giù già con l'intenzione di minacciarli. Li cogliamo di sorpresa. Non è che è pericoloso? Certo che è pericoloso, ma che cosa del nostro mestiere non lo è? E se provassimo a dire che siamo della cabala? Ah, vuoi usare lo stesso trucchetto? Magari funziona. Fai quella cosa della tempesta che funziona. Me fa spezzare perché guardate di lato, io vi vedo proprio uno di fianco all'altra, quindi vedo che vi guardate di lato dallo schermo e poi guardate lo schermo per vedere le reazioni dell'altra, è fantastico. Cioè. Adoro. C'è una foto così capite. E puoi fare ancora quella cosa della tempesta, è stata molto efficace. Sì, posso fare qualche trucco così semplice che ormai li so fare e sperare che magari anche loro non sappiano, non so, forse e se andassi io da sola e tu restassi a fare la guardia, non so Olga. No, Medista, non me la sento di lasciarti andare da sola. Allora, ragioniamo un attimo. Possiamo fare finta, possiamo usare la stessa identica strategia che abbiamo usato con Rauco. Tu entri dicendo che sei della cabala, ti mostri in quel modo e io sono la tua apprendista. E se sono qui per proteggerti perché tu sei un membro molto importante della cabala che loro non hanno mai conosciuto. Però ragioniamo, se i membri della cabala sono solo in 6, erano in 6, no?
Sì, così ha detto Rauco, così dice la tia. Qualcuno saprà chi sono i membri della cabala? Cioè, forse Valentino era veramente l'ultimo degli arrivati e non sapeva nulla. E se provassimo ad attirarne uno fuori? Ok. Mi piace l'imboscata. Ne ho fatte tante nella mia vita. Possiamo rompere il vetro della finestra. Oppure possiamo bussare. Oppure rompere il vetro della finestra. Bussare è troppo educato se devi fare un'imboscata. Scusate, avete un attimo per essere uccisi? Ok, va bene, va bene. E okay. Se salissero però in tre, cioè se bussiamo forse magari ne sale solo uno, però in effetti chi è che viene a bussare qua sopra? Ok, allora facciamo così, tu bussi. Io rompo la finestra. Mi confondiamo. No. Tu bussi e io resto a distanza. Sai che cosa facevo nell'esercito di Axia? No, non me ne hai mai parlato. Il cecchino. Sì. Va bene. Quanti facciamo anni così. Fa c'era in quello sguardo di ametista? Va bene. Se ti faccio questo cenno con la mano, tipo. Oh, faccio un movimento con la mano, tipo chiudo il pugno. Per gli ascoltatori del podcast, Viola ha mosso in modo confuso la mano nell'aria per 5 minuti. C'è nella serie che se ci parla inizia a gesticolare, inizia a sparare a caso. No, infatti se chiudo il pugno, okay. Se chiudo il pugno allora spara, altrimenti significa che sta funzionando. Ok. E mentre facciamo il piano, ovviamente io cerco un albero dietro cui o su cui nascondermi, ma che resti ovviamente a portata. Va bene. Un albero quindi, o qualsiasi. Sì, anche perché in realtà il fucile che hai è una notevole gittata, mi sembra, quindi trovi un albero o anche ti sdrai tipo cecchino proprio in mezzo al grano e c'è solo la canna del fucile. Perfetto. Che esce fuori dal campo. Così allora meglio ancora. È bellissimo, magari ti copri anche, stacchi delle spighe, ti copri anche. Ok. Io prima di bussare però avverto Ponci. Ok. Del fatto che potrebbe succedere, esserci un po' di scompiglio, che insomma di tenersi pronto. Basta. Ok, questo. Speravo mi dicessi di stare con il cecchino. No, stai con me, tanto a te non ti fanno niente, sei un riccio. Dai, quella forza mi è passata vicina prima, va bene. Si nasconde di nuovo nello zaino. Bussa tu, Emilio, che sei più forte, hai il pugno più forte. Ok. E mentre bussi alla porta, con Olga che alza il fucile già caricato e pronto a sparare, con le tre canne allineate sulla finestra, che immagino abbiate riaperto, cioè lasciata aperta, si sente da sotto: il cazzo di Procione ha bussato alla porta, adesso vado a ucciderlo! E con questa frase. E con questa frase chiudiamo l'episodio di oggi. No, di Storia no. Di Babone.